onorevole D'Ambrosio, naturalmente sappiamo come voterete voi mercoledì sulla sfiducia al ministro Cancellieri, però ci spieghi le ragioni. Buonasera a tutti, innanzitutto mi faccia rivendicare una cosa. Ascoltavo adesso il futuro segretario Salvini della Lega parlare già da segretario e francamente era già sul passo buono dell'adeguamento a quella che è la politica attuale. Noi chiaramente rivendichiamo innanzitutto la questione Cancellieri ad averla sollevata noi per primi in Parlamento, prima di tutto iniziando a trattare l'argomento e poi presentando la mozione di sfiducia, che come al solito alcuni partiti non vogliono votare semplicemente perché l'abbiamo presentata noi per primi. Ma la cosa bella è ascoltare come dietro questo caso, che è francamente indiscutibile, in un paese normale la Cancellieri sarebbe già andata a casa, non ci saremmo qui adesso a parlare di questo argomento e a perdere tempo su delle questioni che sono molto meno importanti rispetto alla gente che per strada fatica davvero a mangiare. Io invece mi chiedo, come mai adesso invece utilizzando questo caso si ritorna a parlare di magistratura, si ritorna a parlare di intercettazioni, si ritorna a parlare soprattutto di questi argomenti da parte di chi negli ultimi 20 anni ha di fatto devastato questo Stato, magistratura compresa? E quindi adesso cosa si vuole fare? Dopo averla devastata, con i problemi che comunque sappiamo la magistratura ha, ma senza ombra di dubbio questa classe politica l'ha devastata negli ultimi 20 anni assieme a tutta l'Italia. E quindi ci chiediamo ad esempio perché adesso loro si lamentano. Solo un secondo, poi la faccio concludere. Lei si riferisce come classe politica ai politici in toto o in particolare può pensare che dietro il caso Cancellieri e l'uso che viene fatto del caso Cancellieri, dal suo punto di vista c'è il caso Berlusconi anche, per capire bene. Ma che Berlusconi della magistratura ne abbia fatto una propria crociata, diciamo così, nella sua avventura politica, questo è chiaro. Però anche gli altri partiti in qualche modo si sono sempre coperti le spalle dietro Berlusconi per i propri affari, per i propri problemi con la magistratura, cercando in qualche modo di occultare sempre le intercettazioni, di occultare ogni tipologia di indagine, di raccontarci dietro quella che è la possibile riforma della magistratura, invece una riforma che tendesse in pratica ad azzerare il potere della magistratura, che ricordiamo essere uno dei poteri dello Stato e garanzia dei cittadini anche nei confronti dei politici, non solo tra i cittadini, perché i politici fanno parte dei cittadini. E quindi quando davvero sento parlare persone che fino a qualche tempo fa erano al governo, come la Lega, e che quindi assieme a Berlusconi hanno tentato in ogni modo di distruggere il potere dei magistrati e della magistratura previsto dalla Costituzione, davvero mi viene da ridere e vedo che ancora una volta adesso utilizzano un caso come quello della Cancellieri che è indifendibile perché un ministro non può fare quelle telefonate, non può venire in Parlamento e mentire ancora una volta, perché abbiamo visto le intercettazioni che sono uscite successivamente, smentiscono chiaramente quello che il ministro ha detto quando è venuto in Parlamento. Quindi mi chiedo di che cosa stiamo parlando e questa classe politica chi vuole difendere? Sta magari utilizzando la Cancellieri di nuovo per occultare i propri problemi? Chiarissimo, chiarissimo. Secondo lei si dimetterà Cancellieri o no? E come finirà il voto in Parlamento normale dopo le posizioni di Civati, Renzi e così via all'interno del PD? Ma il PD racconta tutto il contrario di tutto, oggi dice A, domani dice B, quindi francamente è completamente, diciamo così, inattendibile da questo punto di vista. Noi comunque mercoledì siamo pronti in aula a discutere della cosa e vogliamo ascoltare davvero gli altri partiti, se non accetteranno la nostra mozione il perché, se daranno la fiducia al ministro il perché, perché di questo ne dovranno rispondere più che altro agli italiani e soprattutto a tutti quegli italiani che soffrono all'interno delle carceri e non solo italiani, perché davvero a quel punto consiglieremo tranquillamente al ministro di creare un numero di telefono, una specie di call center dove tutte le famiglie, tutti i malati, tutte le persone che sono in sofferenza all'interno delle carceri possono chiamare. Secondo me arriveranno una marea di telefonate e questo certamente non risolve il problema, questa è una provocazione, ma quello che vogliamo dire, così come abbiamo presentato un piano carceri, anche in questo caso bisognerebbe cominciare a guardare il problema seriamente, a risolvere i problemi seriamente a monte e non come questi politicanti, questo governo del resto sta facendo, con delle toppe che alla fine non ci portano da nessuna parte, ma semplicemente sono un tirare a campare.
Senta, ne abbiamo ancora qualche minuto e mi piaceva affrontare con lei, oltre la vicenda Cancellieri, siete molto esposti ovviamente su questa ed altre vicende, altri casi, i problemi interni al 5 Stelle. C'è una grande pagina, per esempio oggi, della Stampa, il quotidiano di Torino, che parla di grillini, velene, accuse via email, soprattutto Casaleggio sarebbe nel mirino in queste accuse, troppo potere, si dice, destinato a Casaleggio. Sono su appunto mail, sono chiacchiere raccolte al bar. Com'è la questione dal suo punto di vista? La questione è molto semplice. All'interno del nostro gruppo vi è comunque un dibattito sempre molto franco. Lo sapete dall'inizio, perché tanto esce tutto quello che facciamo sui giornali, quindi alla fine non abbiamo problemi nel nasconderci, a differenza degli altri partiti che si raccolgono nelle segrete stanze per risolvere i loro problemi mentre al di fuori portano il teatrino. Noi semplicemente abbiamo una discussione franca che si svolge all'interno dell'assemblea. Questa sera anche ci sarà un'assemblea congiunta. Quando l'assemblea raggiunge una posizione condivisa, quella posizione viene portata avanti, poi chiaramente se qualcuno non si adegua a quella posizione, secondo me dovrebbe essere conseguenziale, e cioè nel momento in cui non accoglie quello che è il volere dell'assemblea, che da noi è sovrana, dovrebbe o dimettersi o comunque perlomeno manifestare ancora una volta, magari in un dibattito democratico in assemblea, questo suo dispiacere relativamente ad una posizione piuttosto che ad un'altra. Ma alla fine quello che conta non sono le persone da noi, ma è l'assemblea, perché l'assemblea rappresenta i cittadini. E quando si parla di Beppe Grillo e Casaleggio all'interno di queste mail, io voglio chiarire: Beppe Grillo e Casaleggio non sono i garanti né del Movimento 5 Stelle e né del gruppo parlamentare. Beppe Grillo e Casaleggio sono i garanti dei cittadini, degli elettori, di coloro che hanno dato fiducia ad un progetto che porta i cittadini all'interno del Parlamento e del quale non dobbiamo assolutamente dimenticare, noi siamo solo e soltanto dei portavoce. Sì, portavoce, assemblea, lei dice. A proposito, questa sera di che cosa vi occuperete nella vostra assemblea? C'è un ordine del giorno? Sì, ci saranno tutta una serie di tematiche che affronteremo, compresa anche la questione della legge elettorale, però comunque siamo aperti un pochettino a discutere più o meno in maniera, diciamo, orizzontale un po' tutte le problematiche che verranno affrontate, anche in base alle comunicazioni che i capigruppo ci daranno. Ecco, al di là delle prese di posizione assembleari, però si parla anche di dissidenti dentro il 5 Stelle, e appunto sono loro che dicono troppo potere a Casaleggio e così via, e si parla anche di un nuovo gruppo parlamentare. È vero tutto questo o sono chiacchiere da bar? Finora mi risultano essere completamente chiacchiere, perché non abbiamo nessuna divisione, al contrario degli altri partiti, dove oramai nel PD diciamo così le correnti sono una questione fisiologica, oramai l'hanno assunta quasi nel DNA. Nel PDL vediamo oramai ci sono tante tipologie di animali, di volatili, ogni giorno ci aspettiamo un nuovo tipo di volatile, e infatti stiamo per consultare anche la LIPU per tutelarli, questi poverini, perché davvero li vediamo un po' abbandonati e sbandati all'interno del Parlamento, così come anche vediamo tutti gli altri partiti oramai sono alla deriva. Per quanto ci riguarda non abbiamo problemi, divisioni al momento non ce ne sono, anche perché da Presidente della Giunta delle Elezioni, nel caso in cui vi fosse la formazione di un nuovo gruppo parlamentare, avrei una postazione, diciamo così, privilegiata per poter sapere di questa eventuale scissione. Sicuramente i giornalisti, comunque i media, stanno cavalcando questa, diciamo così, cosiddetta fazione dei dissidenti dall'inizio della legislatura. Al momento questo non è accaduto. Nel momento in cui questo dovesse accadere, io continuo a ribadire quello che già ho detto nei confronti del caso dei due pugliesi che sono andati via dal Movimento 5 Stelle in Parlamento. Se una persona è coerente, e la coerenza nel Movimento 5 Stelle è uno dei pilastri fondanti, nel momento in cui non crede più nel progetto, non va nel gruppo misto, non forma un nuovo gruppo parlamentare, ma torna a casa, rimette il mandato per coerenza nei confronti dei cittadini. Diversamente, l'interesse non è politico, non è delle idee, ma è di ben altro. E chiedo un'altra cosa, sempre sollevata oggi dal quotidiano La Stampa e certamente La Vista, questa vicenda degli scontrini su Facebook, appunto i parlamentari vostri del 5 Stelle vengono accusati di sprechi proprio per le spese presentate, insomma fate vita agiata a Roma, alcuni la fanno, non la fanno, che cosa è successo? Ma io credo che forse la fotografia più attendibile della vita che fa il Movimento 5 Stelle all'interno delle istituzioni la possono dare i messi che lavorano all'interno del Parlamento.
che difatti da quando siamo entrati sono in sofferenza. Sono in sofferenza perché siamo lì dal lunedì al venerdì in Parlamento, sono in sofferenza perché siamo lì spesso fino anche alle 11, mezzanotte, e difatti hanno tentato in qualche modo di porre con una circolare il limite orario anche a Marini, dove ci sono i nostri uffici, ma non ci sono riusciti. Il Movimento 5 Stelle sta lavorando benissimo all'interno delle istituzioni. Chiaramente la questione degli scontrini lascia tanti dissapori, perché comunque per la prima volta, sottolineo, per la prima volta i cittadini vedono le spese dei parlamentari. E qui innanzitutto sfido tutti gli altri gruppi parlamentari a presentare il loro rendiconto spese, come tutti i cittadini possono vedere sul nostro portale Ti rendi conto. In più voglio ancora sottolineare, rispetto alla questione della coerenza, il Movimento 5 Stelle è stato coerente. Avevamo detto che avremmo rendicontato tutte le spese dei rimborsi e tutto ciò che sarebbe avanzato l'avremmo restituito, e dall'altra parte 5.000 euro lordi rispetto ai 10.000 euro lordi degli altri parlamentari. Questo abbiamo fatto. Invece dall'altra parte cosa vedo? Vedo che chi invece parla di scontrini anche sulla stampa non si indigna minimamente del fatto che il Movimento 5 Stelle sia stato costretto sia nella prima restituzione del 1,5 milioni di euro che adesso nella nuova restituzione a buttare quei soldi nel fondo di ammortamento dello Stato, quando chiediamo dal secondo giorno di questa legislatura di creare un fondo per la piccola media impresa affinché con quei soldi possiamo aiutare gente che non ce la fa ad andare avanti, gente che si suicida e sono sia operai che piccoli imprenditori. E invece no, siamo costretti, pur di restituirli allo Stato, a gettarli in un pozzo senza fondo. Questo dovrebbe davvero indignare i cittadini e la stampa compresa. Sì, però le cifre che vengono fuori da voi, appunto, poi riprese dalla stampa e poi biasimate anche da molti dei vostri sostenitori, a quanto pare, sono queste. Federica Vieni che ha rendicontato per 3 mesi, marzo, aprile, maggio, 24.500 euro di spese. Alessio Tacconi 22.450, Marta Grande 22.100 e avanti così, insomma. Sono un po' altine o no come spese quotidiane? Ma io voglio fare un esempio per far capire un pochettino ai cittadini ciò che accade qui a Roma. Magari i colleghi non hanno fatto quello che ho fatto io, ma io ad esempio nell'affittare la casa qui a Roma, perché dovevo affittare una casa, non si può vivere perennemente in un albergo, ho dovuto immediatamente tirare fuori 7.700 euro per affittare soltanto una casa, tra spese varie. Allora, nel momento in cui si affronta una spesa del genere, se un collega invece di spalmarla lungo magari la rendicontazione dei mesi la mette in un singolo mese, ci troviamo di fronte a queste cifre. Ma ripeto ancora una volta, più che queste cifre, più che questi soldi, valutiamo questi deputati sul lavoro che stanno facendo, perché io sono convinto ad esempio che gli italiani non sarebbero indignati se ad esempio i politicanti che abbiamo in Parlamento e non quelli del Movimento 5 Stelle avessero riscosso tutto il loro stipendio, che ricordo essere come minimo attorno ai 13.000 euro netti, ma fossero stati produttivi. Invece ricordiamo che sino alla scorsa legislatura il Parlamento produceva una legge di iniziativa parlamentare ogni anno e 7 mesi. Questo è vergognoso. Qualsiasi dipendente pubblico, visto che sono colpiti sempre i dipendenti pubblici, avesse prodotto tali risultati sarebbe andata a casa, e invece questa classe politica viene ancora premiata. Si prendono altri soldi, le indennità di funzione, certo, quando prendono cariche sono ulteriori soldi, i cittadini devono saperlo. Io ad esempio, da presidente della giunta delle elezioni, ho rinunciato ad ulteriori 2.700 euro netti al mese, oltre che auto blu. Il Movimento 5 Stelle queste cose le fa e le fa vedere. Aspettiamo ancora che gli altri parlamentari, gli altri gruppi politici lo facciano. Quando lo faranno, allora discuteremo tutti quanti assieme. Chiarissimo, chiarissimo l'onorevole D'Ambrosio. Dobbiamo fare una brevissima pausa. La ringrazio D'Ambrosio. Grazie a voi.